Ben ritrovati, buon pomeriggio a tutti. Siamo qui per accingerci a dibattere la mozione preparata, terzo round delle Olimpiadi di Debate. La mozione da discutere, la Corte Penale Internazionale dovrebbe rendere perseguibile il reato di ecocidio. A sostenere la posizione pro la squadra dell'Abruzzo, a sostenere la posizione contro la squadra trentina. Prego. Iniziamo. 3, 2, 1, va. Io sono me più il mio ambiente e non preservo quest'ultimo. Se non preservo quest'ultimo, non preservo me stesso. José Ortega. Salve a tutti, sono Sofia Beatrice Grilli, primo speaker della squadra Pro. Pro alla mozione che ripeto essere la Corte Penale Internazionale dovrebbe rendere perseguibile il reato di ecocidio. Prima però di accingermi a spiegare quella che è la linea argomentativa della nostra squadra, ci terrei a dare delle definizioni utili alla comprensione proprio della nostra posizione. Prima tra tutte, Corte Penale Internazionale, dal dizionario Treccani, è un tribunale internazionale a carattere permanente, con sede all'Aia, competente a giudicare individui che, come organi statali o semplici privati, abbiano commesso gravi crimini di rilevanza internazionale previsti nello statuto della Corte, ossia il trattato istitutivo adottato dalla conferenza diplomatica a Roma il 17 luglio 1998. Perseguibile, sempre al dizionario Treccani, in diritto penale di reato per il quale si può promuovere azione penale. Reato nel diritto atto antigiuridico, volontario e libero che produce un evento contrario a un interesse protetto dalla norma penale e che pertanto è punibile con sanzioni specifiche delle pene. E infine ecocidio da Stop Ecocide International, atti illegali o sconsiderati compiuti con la consapevolezza di una significativa probabilità che tali atti causino danni all'ambiente gravi e diffusi o di lungo termine. Dopo quindi aver dato alcune definizioni utili per la comprensione, la nostra linea argomentativa si apre in tre punti. Primo tra tutti il modello, che andrò a spiegare poi meglio nel particolare io. Successivamente attuabilità e necessità della riforma e infine una nuova etica, che andrà però a spiegare meglio la mia compagna. Quindi vado a spiegare quello che è il primo punto, il nostro modello. In questo momento la Corte Penale Internazionale riconosce quattro reati come reati internazionali, quindi genocidio, crimini contro l'umanità, crimini di guerra e crimini di aggressione. L'intento della nostra squadra è quello di far riconoscere alla Corte Penale Internazionale un quinto reato, quello di ecocidio, che renderebbe le persone responsabili di atti o decisioni che portano gravi danni ambientali, passibili di perseguimento penale. In questo modo danneggiare la natura sarà un po' come danneggiare l'essere umano e quindi anche da un punto di vista morale acquisirà maggiore valore. Acquisirà anche il senso di responsabilità di ognuno, però come andrà meglio a spiegare nel terzo punto la mia compagna. Il processo che la nostra squadra ha deciso di impostare per rendere questo un reato effettivamente perseguibile dalla Corte Penale è un processo semplice in quattro fasi, che avrebbe una durata dai 2 ai 7 anni. Ma quale... Lo ritieni che un processo che duri dai 2 ai 7 anni sia troppo lungo per l'emergenza climatica? Grazie, grazie per la domanda. Sicuramente è un processo che richiede attenzione nei particolari, perché si tratta di rendere come legge un reato che effettivamente andrebbe poi a rendere perseguibile penalmente delle persone. Ciò però non toglie la validità della norma in sé, che sicuramente andrà a preservare quello che è l'ambiente e quella che è una situazione effettivamente grave e che ha bisogno di soluzioni altrettanto importanti per fare in modo che questo problema venga effettivamente risolto. Inoltre, continuando la risposta alla domanda, la nostra soluzione sarebbe una soluzione a carattere duraturo. E perché non scegliere una soluzione a carattere duraturo
che non debba essere rivista ogni volta, e che quindi andrebbe anche a eliminare quelli che sono i tempi procedurali nel futuro. Quindi qual è, in poche parole, il processo legale proprio per fare dell'ecocidio un crimine internazionale? Un capo di Stato, o comunque più di uno, deve proporre un aggiornamento dell'ecocidio allo Statuto di Roma, che appunto disciplina il codice penale internazionale. Tale emendamento deve essere presentato 3 mesi prima di una riunione degli Stati parte dello Statuto di Roma. La semplice maggioranza in tale riunione consente di prendere in considerazione l'emendamento. Successivamente è probabile che venga convocata una conferenza per la revisione della criminalità. E quindi quell'accordo dei 2/3 degli Stati parte... Domanda. No, scusate, non riesco a continuare. L'emendamento viene adottato nello statuto e si può procedere alla ratifica e quindi all'applicazione. Dunque, la nostra proposta si articola in 4 fasi principali che adesso voglio riassumere maggiormente, prese dal sito di Stop Ecocide International, che è appunto l'agenzia che si è preoccupata di far rendere questo reato un crimine internazionale. Proposta, ammissibilità, adozione nello statuto e infine la ratifica. Il nostro modello però tenta di andare anche un po' di più nel particolare di quella che è la norma che noi vogliamo proporre come un crimine internazionale, perché ripeto, ci rendiamo conto di che questa sia una decisione importante ed è per questo che decidiamo di farla il più consapevolmente possibile. Quindi vogliamo individuare anche la struttura della norma che vogliamo proporre. Una possibile soluzione, quella che la nostra squadra ha preso, è l'inserimento di una clausola di analogia per consentire alla norma di adattarsi allo scorrere del tempo, come tra l'altro è già stato fatto per i crimini di genocidio e l'articolo 7 per i crimini contro l'umanità. Un sistema quindi aperto che sarà più idoneo anche alla tutela delle generazioni future e con una struttura giuridica in divenire che guarda al futuro per prevenire proprio quelle che sono le catastrofi naturali che tutti noi vogliamo che non accadano. Quindi dopo aver individuato la struttura della norma, dopo aver individuato l'oggetto di tutela anche con la definizione di ecocidio che abbiamo dato all'inizio, vogliamo rispondere a una domanda che ci siamo poste automaticamente. Perché è importante che gli Stati collaborino? Perché, secondo noi, la sicurezza del pianeta non può prescindere dalla collaborazione degli Stati. E dato che si parla di danni ambientali significativi, sarebbero sicuramente più superabili con la cooperazione tra tutti gli Stati e comunque tra quelli che hanno ratificato lo Statuto di Roma. Infine, prevediamo anche delle sanzioni previste proprio dallo Statuto di Roma ad oggi, dall'articolo 77, che prevede, salvo l'articolo 110, la Corte può infliggere una delle seguenti sanzioni alla persona condannata per un reato di cui l'articolo 5 del presente statuto: detenzione o ergastolo. Detto questo, avendo esposto il nostro modello nel modo in cui ritenevamo farlo, ringrazio per l'attenzione e passo la parola al prossimo speaker. 8 minuti e 17 secondi. Tempo. Buongiorno, sono Sara Ritterini, prima speaker della squadra contro, la quale si oppone alla mozione la Corte Penale Internazionale, scusate, dovrebbe rendere perseguibile il reato di ecocidio. Prima di tutto vorrei iniziare mettendo in luce uno che
uno di quelli che mi è parso uno sbaglio in quella che è stata l'esposizione della prima speaker della squadra pro, ovvero che per l'approvazione dell'ecocidio come reato internazionale sono necessari 2/3 dell'assemblea a favore, non solo un mezzo. Un mezzo è necessario soltanto per l'ammissione, quindi per rendere per la presa in considerazione dell'emendamento da parte dell'assemblea. Quindi, prima di farvi porre l'attenzione sui motivi per quale la mia squadra si oppone a questa mozione, vorrei ripetere più velocemente, molto velocemente, quella che noi consideriamo la definizione di ecocidio, ovvero quella, ancora una volta, quella stabilita da Stop Ecocide alla fine del 2020, ovvero e che si riferisce a atti illeciti o sconsiderati commessi con la consapevolezza che esiste una sostanziale probabilità di causare danni gravi, diffusi o di lunga durata dell'ambiente. Per introdurre invece l'organo della Corte Penale Internazionale, dobbiamo tornare indietro nel tempo. Siamo nel 1945, a Norimberga, alla fine della Seconda Guerra Mondiale, in uno di quelli che è stato uno dei processi più importanti della storia, in cui si è condannata l'elite del male nazista. Qui nasce la Corte Penale Internazionale come organo, che viene poi ripresa soprattutto negli anni 90, finché non viene istituita ufficialmente nel 1998, grazie allo Statuto di Roma, che quindi la ufficializza, ma entra in vigore soltanto nel 2002. Vorrei che ricordasse queste date durante il mio intervento. 1945-2002. Parliamo di 57 anni. Bene, la mia squadra, nei nostri interventi, ci vorremmo concentrare, prima di tutto, sulla inattuabilità di questa riforma, quindi del fatto che non sia fattibile, almeno in breve periodo. Matteo, invece, il secondo speaker, si concentrerà sulla inefficacità e quindi la inefficienza di dell'ecocidio considerato come reato dalla Corte Penale Internazionale. Bene, se fino ad adesso avete vissuto un altro pianeta, la mia squadra, come ha già fatto la squadra pro, vuole informarvi che stiamo vivendo in una delle crisi climatiche più grandi che l'umanità abbia mai visto. Ed è particolare, perché l'umanità si trova ad essere il fattore scatenante principale. L'umanità è il protagonista, possiamo dire. La causa principale, infatti, è da ricercare nell'attività umana, causa della immensa emissione di gas serra. Quindi, questa emissione sta provocando un innalzamento delle temperature molto grave, che se dovesse continuare nei prossimi anni, nei prossimi decenni, provocherebbe un innalzamento di 1,5 gradi entro il 2040. Questo innalzamento si tradurrebbe di nuovo in disastri naturali, che si riverserebbero sull'umanità. Parliamo di condizioni meteorologiche estreme, parliamo dell'innalzamento degli oceani, quindi della scomparsa di tutte le zone costiere. L'uomo sarebbe sia la causa che la vittima. Quindi, point. Davanti ad una crisi del genere, quindi, non pensate che rendere perseguibile il reato di ecocidio sia la soluzione ideale per risolverlo? No, è quello che stiamo dimostrando noi, perché si tratta di un qualcosa di troppo lungo, troppo inattuabile a breve termine. Questo è quello che proponete voi. Noi infatti ci opponiamo a questa cosa per queste ragioni. Per spiegarmi meglio vorrei prendere in osservazione l'intero processo che porta all'ufficializzazione dell'ecocidio come reato penale e perseguibile dalla Corte Penale Internazionale. Lo dividerò in 4 fasi per comodità. La prima è la proposta di legge da parte di uno o più stati dello Statuto di Roma. Il secondo passaggio è la missione, ovvero la presa in considerazione dell'emendamento da parte dell'Assemblea, che necessita un mezzo degli stati parte a favore. E qui nascono già i primi problemi, perché nella situazione mondiale attuale è estremamente difficile conciliare una quantità così grande di stati che si impegnino, decidono quindi di impegnarsi in una condizione comune. Vorrei portare un esempio a favore di questa cosa, ovvero che è già stato proposto l'ecocidio alla Corte Penale Internazionale nel 2019 dagli stati delle Maldive e Vanuatu. Non ha mai raggiunto
una maggioranza di stati a favore. Quindi, come pensiamo che in queste condizioni riusciremo ad arrivare a una maggioranza? Un ulteriore passaggio è l'adozione da parte dello statuto, che la situazione si peggiora ancora di più perché necessita due terzi degli stati a favore. Quindi se prima serviva un mezzo dell'assemblea a favore, la situazione non può far altro che peggiorare. L'ultimo passaggio è la ratifica, estremamente importante per evitare che l'ecocidio reso reato non vada a costituire soltanto una funzione simbolica, ma che quindi abbia un effetto, che prevede due passaggi: l'individuazione delle condotte rilevanti, quindi quali sono le situazioni in cui è necessario intervenire e quali no, e poi la messa a punto di un sistema sanzionatorio. Quindi questa è la reale parte che rende l'ecocidio non solo una cosa simbolica di fronte alla Corte Penale Internazionale. E questa è la problematica più grande. Come pretendiamo di accordare la giurisdizione, soprattutto la legislazione, di tutti gli stati parte della Corte Penale, dello Statuto di Roma? Sono 123, vorrei ricordarlo, più della metà degli stati mondiali. Possiamo pensare ulteriormente che la maggior parte di questi stati, tutti gli stati dell'Unione Europea, ha già normative e articoli nella propria Costituzione, nella propria legislazione che si occupano di questa cosa. Per esempio l'Italia, di cui due articoli nominano il disastro naturale o almeno il danneggiamento dell'ambiente. Parliamo dell'articolo 452 bis e l'articolo 452 quater. Tutti i paesi dell'Unione Europea, come ho già ripetuto prima, posseggono un'ulteriore legislativa. Quindi, per quale motivo dovremmo complicarci e mettere d'accordo tutte le legislazioni quando già esistono e ribadiscono lo stesso, identico, medesimo concetto, ovvero l'ecocidio come disastro naturale, come atti illeciti e sconsiderati contro l'ambiente? Quindi consideriamo, io e la mia squadra, consideriamo questo soltanto un enorme spreco di tempo, un tempo che non possiamo permetterci proprio perché non abbiamo di tempo, perché il disastro è imminente. Serve un intervento, sì, ma noi pensiamo che non sia necessario e opportuno quello della Corte Penale Internazionale. Grazie mille. 8 minuti. Salve a tutti, sono Camilla Delle Fratte, secondo speaker della squadra di proposizione. Ed oggi, prima di soffermarmi sul secondo e sul terzo punto della nostra linea argomentativa, ci terrei a confutare alcune delle affermazioni fatte durante l'intervento che mi ha preceduto. Dalla spiegazione che ci ha fornito la prima speaker della squadra contro, ci rendiamo conto che lo status quo, quindi la situazione in cui oggi si trova l'ambiente, è critica. Infatti, i danni a livello ambientale sono sempre di più. Il pianeta soffre e c'è bisogno di una risoluzione, l'hanno evidenziato loro stessi. La situazione attuale non può più continuare in questa direzione. La squadra contro non accetta questo, quindi intuiamo dall'esposizione che ci hanno fatto. Però non propongono una soluzione, anzi, si limitano a criticare le nostre tempistiche che abbiamo esplicitato essere tra i 2 e i 7 anni. Ma almeno noi l'abbiamo esplicitato. È molto chiaro il nostro modello. La squadra contro ha scelto di criticare, di limitarsi a criticare, di non proporre una nuova soluzione e nemmeno di esplicitare i tempi di quest'ultima, dato che non ce l'hanno nemmeno evidenziata. Affermano inoltre che esistano già delle norme ambientali, in particolare 2 articoli della Costituzione italiana, ripeto, solo 2, parlano di danni ambientali. Perché complicarci e cercare di trovare un accordo tra 123 paesi? La risposta è semplice, perché queste norme sono inefficienti, altrimenti oggi non ci troveremmo qui a dibattere. Hanno evidenziato loro stessi quanto sia critica la situazione. Domanda? Sì, prego. Non ritieni che del fenomeno del riscaldamento globale l'ecocidio sia solo una piccola fetta? È sicuramente una piccola fetta, ma riuscirà ad arginare molti altri danni. Così come è successo per i crimini di aggressione, per il genocidio, per i crimini contro l'umanità,
L'ecocidio porterà ad un miglioramento dello status quo ed è per questo che la nostra squadra ritiene che debba essere perseguibile. La nostra azione non è simbolica, così come ci hanno imputato. È effettiva, ve l'abbiamo dimostrato nel primo punto, ma adesso continuerò io a farlo nel secondo, ovvero l'attuabilità e la necessità della riforma. Infatti l'ecocidio è un crimine contro la terra, che danneggia non soltanto gli ecosistemi, ma anche l'umanità e la vita in tutte le sue forme. Infatti non ha danni soltanto a livello ambientale, ma anche per esempio psicologico, culturale o emotivo, nel momento in cui va a interessare tutte quelle comunità i cui ecosistemi vengono danneggiati. Ad oggi non c'è una legge di protezione sulla terra da questi danni ed è per questo che la nostra squadra intende renderlo perseguibile, per istituire un dovere che non sia soltanto morale ed etico, ma legale, che protegga tutte le forme di vita sulla terra. E vi spieghiamo anche perché nel 2019 la deforestazione in Amazzonia brasiliana ha raggiunto il livello più alto degli ultimi 10 anni. Infatti, da quando Jair Bolsonaro è diventato presidente del Brasile nel 2019, la deforestazione amazzonica è aumentata del 75,6%. Gli allarmi per gli incendi forestali sono cresciuti del 24% e le emissioni di gas serra sono aumentate del 9,5%. Scusami, non riesco a continuare. Questo viene rivelato dal rapporto Dangerous Men, Dangerous Deals del 2021, fatto da Greenpeace. Insomma, la foresta amazzonica viene abbattuta al secondo in superfici quantificabili in campi da calcio. Ci rendiamo conto che una riforma è necessaria? La riforma che permetta a questi atti di non rimanere più impuniti? Ed ecco perché la nostra squadra pensa che sia anche attuabile, perché la Corte Penale Internazionale ha già riportato numerosi successi nei campi in cui esercita la sua giurisdizione. Per esempio, ha emesso la sentenza di condanna per l'ex ribelle congolese Bosco Ntaganda, che a luglio aveva giudicato colpevole di crimini di guerra e crimini contro l'umanità, per poi condannarlo a 30 anni di carcere, così come riporta un articolo del 7 novembre 2019 del Post. La condanna poi a un ex bambino soldato che aveva commesso crimini efferati nel nord dell'Uganda, tra i quali la gravidanza forzata nei confronti di donne trattate come vere e proprie schiave sessuali, oppure attacchi contro i campi profughi, reclutamento di bambini soldato, omicidi, stupri per un totale di 4.995 vittime. Ed infine si è occupata anche per esempio del caso del jihadista maliano Ahmad al-Fakih al-Mahdi per crimini contro l'umanità. Al-Fakir era sotto processo per la distruzione nel 2012 di 9 mausolei e di una moschea a Timbuktu, questo come riporta il sito internazionale.it. Ci rendiamo conto quindi che la Corte Penale Internazionale agisce, non è soltanto simbolica l'azione che noi prevediamo, è efficace, porterà dei risultati che saranno duraturi ed oggi necessari, perché non possiamo più continuare in questo modo. La proposta della nostra squadra è quindi necessaria ed attuabile per far sì che una legge di protezione della terra sia giuridicamente vincolante per quei paesi che hanno sottoscritto lo Statuto di Roma e che non confermi soltanto un dovere a livello etico, morale, ma anche legale. Ed è attuabile, così come vi abbiamo dimostrato con numerose evidence, numerosi dati. Il terzo punto della nostra linea argomentativa è una nuova etica, che è il pensiero che la nostra squadra ha fatto proprio per ragionare su questa mozione. Infatti, il filosofo Hans Jonas del secolo scorso è stato uno dei primi ad elaborare una nuova etica di fronte alla civiltà tecnologica. Egli si è infatti reso conto per primo delle grandi potenzialità che l'uomo aveva conquistava grazie all'avvento della tecnologia. Potenzialità ma anche innumerevoli rischi, rischi di perdere il controllo su quest'ultima e quindi di causare una vera e propria catastrofe. Ecco perché Jonas ha teorizzato un'etica che possa permettere all'uomo di prevenire una catastrofe.
In particolare questa catastrofe è ambientale, perché egli stesso si è reso conto che l'agire umano può, per la prima volta nella storia, incidere veramente anche sul futuro del pianeta, perché l'uomo ne è parte integrante. E quindi i danni ambientali che potrebbe causare l'uomo sono innumerevoli, ma questa nuova etica, che Jonas chiama euristica della paura, prevede una responsabilizzazione dell'essere umano, che è inevitabile nel momento in cui si prefigura l'idea di una catastrofe che possa essere naturale. È inevitabile. La nostra squadra quindi crede che, rendendo perseguibile il reato di ecocidio, sicuramente la sua visibilità e la sua rilevanza a carattere internazionale aumenterà sempre di più. E di conseguenza le stesse persone si responsabilizzeranno tutti, risentiranno di questa nostra riforma. Perché? Perché in questo modo preveniamo anche il reato di ecocidio, oltre che a punirlo, sia in visione di una catastrofe naturale che di una possibile sanzione da parte della Corte Penale Internazionale. Questo radicale cambiamento avverrà anche nei valori e nello stile di vita, proprio perché verrà veicolato insieme al riconoscimento del reato di ecocidio perseguibile dalla Corte Penale Internazionale. Vi ringrazio per l'ascolto e passo la parola al prossimo speaker. 8:27. All'udir parole d'un tanto signore, così gagliarde e sicure, e accompagnate da tali ordini, viene una gran voglia di credere che al solo rimbombo di esse tutti i bravi siano scomparsi per sempre. Buongiorno, sono Matteo Pangrazzi, secondo speaker della squadra contro, la quale si oppone alla mozione «La Corte Penale Internazionale dovrebbe rendere perseguibile il reato di ecocidio». Permettetemi questo piccolo ripasso di italiano. Quello che avete appena sentito, che avrete sicuramente riconosciuto, è un breve passaggio tratto dal primo capitolo dei Promessi Sposi, nel quale Manzoni descrive, o meglio riporta, la grida emessa dal governatore di Milano, l'eccellentissimo Don Carlo d'Aragon, principe di Castelvolturno, eccetera, eccetera, nei confronti dei bravi, sgherri al soldo dei signorotti dell'epoca. Questo passaggio ci accompagnerà durante questo dibattito, in particolare nello smontare le argomentazioni portate dalla seconda speaker della squadra pro. La seconda speaker ha infatti affermato come, indirettamente ovvio, la Corte Penale Internazionale potrebbe fare da cassa di risonanza nei confronti di quella che attualmente è una crisi mondiale, la crisi climatica. Ebbene, io mi chiedo, in che modo? Direi che questo argomento è già discusso e approfondito in decine, se non in centinaia di migliaia di modi. Anche questo è un modo in cui noi in questo momento stiamo approfondendo l'argomento. Questo dibattito è la dimostrazione stessa che, anche senza che la Corte Penale Internazionale metta il naso in questa questione, comunque se ne parlerebbe e comunque ci sarebbero dei riscontri. Infatti non riesco a comprendere... Rifiuto, grazie. Non riesco a comprendere come l'agire umano, la mentalità delle singole persone, potrebbe cambiare nel momento in cui questa fantomatica mozione venisse approvata. In che modo dovrebbe cambiare la mentalità della gente? Ne stiamo parlando da decenni e la mentalità della gente non mi sembra che sia cambiata. Anzi, la prima speaker della mia squadra vi ha dimostrato come rendere l'ecocidio un reato perseguibile dalla Corte Penale Internazionale sia infattibile, perché questo necessiterebbe di un processo troppo lungo, che non sarebbe risolutivo della crisi che sta imperversando sul nostro pianeta, ahimè, nel breve periodo. Nel mio intervento mi concentrerò invece su due ulteriori temi chiave, per dimostrare che rendere l'ecocidio reato internazionale non solo si rivelerebbe insufficiente, ma anche inefficace. Il primo punto da prendere in considerazione è l'impatto a livello ambientale che questa azione può portare, o meglio, che non può portare. Mentre in secondo luogo vorrei concentrarmi sul reale potere dell'AIA. Iniziamo quindi.
Vorremmo proporvi una reductio ad absurdum, un ragionamento per assurdo. Immaginiamo che tutto ciò accada ora, in questo momento. Immaginiamo che l'ecocidio entri nella giurisdizione della Corte Penale Internazionale e che tutte le problematiche sollevate dalla mia compagna Sara scompaiano così, per magia, schioccando le dita. Nulla. L'ecocidio diventa il quinto reato internazionale. Perfetto. Quindi mi chiedo a questo punto cosa succede. Qual è l'impatto sulla società e soprattutto sull'ambiente di questa criminalizzazione? Queste sono le risposte, che sono le domande, o meglio, che vorrei porre a questo punto ai compagni della squadra pro. Per trovare la risposta è necessario capire meglio cosa ci troviamo di fatto in mano, quale sia la patata bollente. Oltre al significato simbolico di questa azione che noi continuiamo a sostenere e che non ci è stato ancora dimostrato il contrario, oltre alla presa di consapevolezza, la responsabilizzazione dell'emergenza climatica, cosa rimane in mano? Cosa succede di fatto? Il primo punto che teniamo a sottolineare e a ribadire, particolarmente, è semplice da comprendere. Non ci rimarrebbe nulla in mano, perché rendere l'ecocidio perseguibile dalla Corte Penale Internazionale non significa rendere illegale l'atto di inquinare. Semplice. È così, lo dimostra la legge stessa, la mozione, o meglio, che voi volete che diventi legge. Già nel primo intervento abbiamo infatti introdotto la crisi climatica a cui siamo obbligati a far fronte nel brevissimo periodo. Come ha spiegato Sara nel primo intervento, l'AIA sarebbe tenuta a occuparsi, ma anche come hanno spiegato gli speaker della squadra pro, e quindi a perseguire gli atti commessi con la consapevolezza di provocare danni gravi. Questa parola, della definizione che hanno utilizzato la squadra pro e che noi abbiamo ripetuto per mettere bene in chiaro il concetto, è abbastanza esplicativa di questa norma. Pensiamo a degli esempi di atti gravi: la mancata manutenzione di una fabbrica di pesticidi sull'orlo di esplodere, come ad esempio a Bhopal, il rilascio di scorie radioattive, lo sversamento di petrolio in mare aperto per giorni e giorni. Cose serie, gravi, importanti e che senza dubbio meritano di essere punite. Ma tutte queste altro non sono che una piccola parte di tutto l'insieme di fattori scatenanti del riscaldamento globale. Ho fatto un point a proposito, ma non ho ricevuto una risposta. Anzi, tutt'altro. Al primo posto nella classifica di cose che stanno uccidendo il nostro pianeta ci sono infatti, li conosciamo tutti, le emissioni di gas serra, o meglio, in particolare, l'emissione dei gas serra per eccellenza, l'anidride carbonica che in questo momento sto emettendo respirando. Le ritroviamo dappertutto, non solo nel respirare, le ritroviamo ad esempio nell'agricoltura, nell'allevamento, nella produzione energetica, nelle fabbriche, nelle industrie. Di conseguenza, a meno che l'ecocidio non rendi illegale le fattorie o le fabbriche, direi che questa norma lascia, per l'appunto, come continuiamo a ripetere, in mano assolutamente nulla, soltanto una immagine simbolica. Esattamente come nell'esempio che io vi ho portato all'inizio dell'intervento, la citazione di Manzoni, una legge tanto più perentoria e grave quanto inefficace e assolutamente inutile, proprio come le grida. Bene, e se facessimo un'altra magia? Certo, devo riconoscere che questi giuristi sono più maghi che altro. Proviamo, facciamo finta che, di nuovo, rendere l'ecocidio reato internazionale renda l'atto di illegale, di inquinare illegale. Va bene? Ma quali sono i poteri fisici dell'AIA allora? Se punisce questo atto, vuol dire che ha anche dei poteri fisici. Ebbene no. Vediamo alcune nazioni che inquinano maggiormente a livello mondiale. Cina, Russia, Stati Uniti, India, Turchia, Arabia Saudita e Indonesia. E indovinate chi c'è in testa alle classifiche dei paesi con maggiori emissioni di CO2? Scusate. Cina, Russia, Stati Uniti, India, Turchia, Arabia Saudita e Indonesia. Semplicemente ridicolo. La mia compagna Sara, alla fine del suo intervento, ha definito questa mozione come uno spreco di tempo, un enorme spreco di tempo. Ebbene, permettetemi di fare un passo oltre e di ridefinire questa mozione come un'enorme presa in giro nei confronti di chi effettivamente dovrà andare a affrontare questo problema in maniera seria, non come voi sostenete. Un'enorme presa in giro nei confronti di chi dovrà andare a vivere la terra che al momento i governi mondiali stanno distruggendo. Grazie. 7:54. 3, 2, 1.
Via. Buon pomeriggio a tutti, sono Arianna Palassone e intervengo oggi nel corso di questo dibattito con lo scopo di andare a confutare le argomentazioni che ci sono state portate avanti sino a questo momento dalla squadra avversaria, la squadra contro. Parto dunque con di fatto il point che è stato posto alla mia compagna nel corso del suo primo intervento, nel quale ci sono state criticate le tempistiche che abbiamo specificato per la realizzazione del nostro modello. Tempistiche che vanno dai 2 ai 7 anni, che a detta della squadra avversaria sono troppi per la crisi climatica. Questa critica è stata poi ripresa nel corso del primo punto, nel quale ci sono state elencate le varie fasi della ratifica, appunto andando a specificare le tempistiche, e appunto si è stato ripetuto come questi tempi siano troppo lunghi. La situazione è critica e non si può più aspettare. Quello che però la nostra squadra vuole sottolineare è che, avendo a cuore la tematica, che è una tematica condivisa dalle due squadre, una tematica così importante, un'azione effettiva come quella proposta proprio da noi potrà anche richiedere più tempo, un lasso di tempo leggermente maggiore, che appunto è stato specificato. Sì, prego. E se semplicemente non venisse approvata, come è già successo, cosa succede? Grazie mille per la domanda. Come vi abbiamo spiegato nel corso del nostro modello e come è stato poi anche ripreso dalla mia compagna, questa proposta è una proposta molto dettagliata, una proposta che, come abbiamo visto, sarà quasi sicuramente approvata dagli stati, appunto, che hanno preso parte allo Statuto di Roma. Gli stati vogliono essere visti approvare una riforma di questo tipo, vogliono essere visti avere sott'occhio questa riforma, vogliono che siano appunto visti come stati che hanno a cuore questa tematica. E quindi appunto noi vi abbiamo dato una tematica ben precisa, una tempistica che va dai 2 ai 7 anni, una tempistica precisa proprio come il nostro modello. E quindi, come abbiamo detto, un'azione potrà, come la nostra, potrà anche richiedere un tempo che può arrivare sino ai 7 anni, ma se è un'azione duratura ed effettiva come la nostra, noi vogliamo appunto prendere queste tempistiche. Successivamente, sempre rimanendo nell'ambito del primo intervento della squadra avversaria, dopo aver spiegato a lungo la gravità della situazione, l'intervento si chiude con, diciamo, l'affermazione che gli stati possiedono già una serie di articoli relativi alla tematica ambientale. E poi, diciamo, questo argomento è stato ripreso anche nel corso del secondo intervento, dicendo che ormai anche oggi, come facciamo in questo dibattito, si discute già abbastanza di questa tematica. E quindi la squadra avversaria ha affermato: dunque, perché dovremmo preoccuparci? Perché l'ecocidio dovrebbe essere reso perseguibile dalla Corte Penale Internazionale? Qui, diciamo, si evidenzia una grande contraddizione, una grave contraddizione della squadra avversaria. Evidentemente la squadra contro non riconosce la crisi ambientale con un'importanza si è cercato di dare nel corso del suo primo intervento, in quanto appunto evidentemente la tematica sembra essere già risolta. E successivamente, sempre nel primo intervento... Domanda? No, grazie, preferisco continuare. E successivamente appunto si è affermato come sicuramente bisogna trovare una soluzione, ma rendere l'ecocidio perseguibile dalla Corte Penale Internazionale sarebbe un enorme spreco di tempo. Quindi, di fatto, la squadra avversaria si è limitata a criticare la nostra proposta, che vorrei sottolineare essere una proposta dettagliata, una proposta studiata con tempistiche che sono state appunto stabilite con certezza, ma soprattutto duratura, in quanto ci terrei a ricordare come abbiamo inserito una clausola di analogia che renderà questa norma duratura, appunto, che si adatterà al corso, al passare del tempo. La squadra avversaria dunque si è limitata a criticare questa proposta, ma non ci ha fornito un'alternativa che potrebbe in qualche modo confermare la loro tesi. Quindi proprio per questo dimostra come la nostra proposta sia più che valida. Passerei dunque al secondo intervento della squadra avversaria. Ci sono stati fatti riferimenti letterari, anche una dimostrazione per assurdo, in quanto è stato affermato come, dopo aver approvato una riforma di questo tipo, non ci rimarrebbe nulla in mano, in quanto questa proposta, la nostra proposta, non avrebbe, secondo la squadra avversaria, dei risultati.
Ma andando oltre il ragionamento per assurdo, andando a vedere quelli che appunto sono i dati, le evidence, e quelli che invece sono proprio i meccanismi effettivi che ci sono appunto in questo ambito, che abbiamo dimostrato con più e più evidence che i risultati ci saranno. E nei fatti, a questo punto mi preme porre questa domanda alla squadra avversaria: chi è a voi che assicura che questa proposta non avrà risultati? Chi è che vi dice questo con certezza? In quanto la nostra squadra, alle loro domande, ha risposto con altrettanta certezza. E quindi sono stati fatti riferimenti letterari a Manzoni, in quanto la legge è stata qualcosa, diciamo, paragonabile alle grida, o qualcosa appunto di che non avrebbe nessun fine. C'è stato anche criticato, diciamo, come noi perseguiremo soltanto i casi più gravi, ma abbiamo dimostrato nel terzo punto, con la nuova etica di Hans Jonas, che non è affatto così. Noi proponiamo un cambiamento che non è soltanto di natura legale, ma anche morale. È un cambiamento che tocca tutti gli individui e va quindi a prendere in considerazione una tematica così importante. Vado dunque a evidenziare quelli che sono i tratti salienti della nostra linea argomentativa, partendo dal modello, un modello appunto ispirato alla proposta di Stop Ecocide International. Oggi appunto, come abbiamo detto, la Corte Penale Internazionale diciamo persegue 4 reati, e noi vogliamo aggiungerne un quinto, in quanto lo statuto può essere modificato: l'ecocidio. Abbiamo proposto un modello molto dettagliato, diviso in 4 fasi ben espresse e ben descritte dalla mia compagna. Appunto, abbiamo spiegato qual è il processo legale e abbiamo anche dimostrato come l'ecocidio sicuramente sarà un reato penale nei paesi in cui viene ratificato, ma avrà anche un'estensione molto più vasta di quella appunto che è stata criticata dalla squadra avversaria. E appunto vi abbiamo dimostrato, come abbiamo detto, che è importante che tutti gli stati collaborino e come le sanzioni siano appunto quelle di ergastolo e reclusione. Nel secondo punto invece vi abbiamo dimostrato innanzitutto l'attuabilità della proposta, in quanto appunto abbiamo scelto la Corte Penale Internazionale, in quanto si è dimostrata essere l'organo adatto, un organo che è capace di svolgere quello che appunto è suo compito. E poi anche è necessario, in quanto vi abbiamo presentato la evidence di Bolsonaro in Brasile, da quando Bolsonaro è diventato presidente, la deforestazione dell'Amazzonia è aumentata del 75,6%, l'Amazzonia viene deforestata al tempo di un campo da calcio al secondo. E questo è a tutti gli effetti un reato di ecocidio, ed è proprio per questo che ciò dimostra come la nostra proposta sia più che necessaria. E infine, nel terzo punto, la nuova etica di Hans Jonas, e abbiamo dimostrato come questa etica di Hans Jonas si basa proprio sull'euristica della paura, quindi la paura di una catastrofe che porta ad una responsabilizzazione degli individui, una paura che è alimentata sicuramente dalla paura di una catastrofe, ma anche dal timore di una sanzione, ed è quindi un ragionamento che supporta in maniera del tutto coerente quello che è il nostro modello, un modello che ripeto essere affidabile, duraturo, ma soprattutto ben dettagliato. Grazie a tutti per l'ascolto e passo la parola al prossimo speaker. 8:32. No, manca il terzo speaker. Sei pronto? Sì. 3, 2, 1. Buongiorno a tutti, sono Francesco Iacono, terzo speaker della squadra contro, la quale sostiene che la Corte Penale Internazionale non dovrebbe rendere perseguibile il reato di ecocidio. Per prima cosa vorrei cercare di smontare e di confutare quanto detto dalle tre oratrici della squadra pro, partendo appunto dalla prima. La prima ha spiegato come far diventare questa mozione un reato nella Corte Penale Internazionale, facendo però il nostro gioco, dimostrando in quanto, ammettendo anche in quanto questo processo è lungo e ci sono situazioni troppo gravi, odierne, che non verrebbero salvate. Non possiamo continuare a sacrificare stati perdendo tempo e perdendo denaro e risorse.
Vorrei fare due esempi a questo proposito, di due stati che stanno scomparendo in questo periodo. La Kivalina, probabilmente non l'avete mai sentita nominare, ma è uno stato, una breve isola tropicale, un paradiso tropicale, che sta scomparendo a causa dell'aumento delle temperature e sta rischiando di essere cancellata e sommersa dai mari. Oppure la barriera corallina del Belize, nemmeno questo avete sentito nominare, anche questa sta scomparendo a causa delle temperature delle acque che stanno aumentando, scusa un attimo, e del turismo di massa della zona. Dimmi pure adesso. Come cosa proponete per salvare la situazione di quelle che sono le situazioni che ci stai elencando? Certo. Se allora, te l'accenno, ma te lo dirò comunque nel corso del mio intervento. Noi invece di utilizzare, di interpellare la Corte Penale Internazionale attivando un processo troppo lungo, potremmo accendere alle fonti rinnovabili, alle eoliche fotovoltaiche sostenibili, invece di continuare a inquinare e andare a peggiorare l'ecosistema di quelle zone, forse. Che ci sono, ma non vengono attuate perché molti stati preferiscono mettere davanti gli interessi economici a quelli invece agli interessi dell'ecosistema. Ora proseguo con la confutazione, passando al secondo punto. Avete detto, è importante che gli stati collaborino tra di loro al fine di raggiungere gli interessi di tutti, certo. E quindi voi pensate che tutti gli stati che già hanno leggi contro l'ecocidio riescano a eliminarle, a modificarle, al fine di trovarne una unica tra 120 stati, non mi ricordo adesso il numero preciso. Come pensate che sia un processo attuabile e soprattutto utile? Come pensate che uno stato riesca in breve tempo a eliminare la legge che già vige nel suo stato, per cui servirebbero processi diversi per ogni singolo stato, e a discutere con altri con altre centinaia di stati per trovarne una unica e poi attivare tutto il processo che avete giustamente detto voi? Non mi sembra una cosa assolutamente fattibile, vista l'urgenza che stiamo affrontando. E non avete invece proposto come salvaguardare tutte le realtà naturali che stanno morendo in questo momento? Come voi con introducendo la Corte Penale Internazionale, questo, certo, il futuro, salveremo tutti, ma quelli che stanno morendo adesso cosa facciamo? Li abbandoniamo, non contano niente, vero? Ora vorrei passare alla seconda speaker, invece. La seconda speaker ha parlato delle norme vigenti definendole inefficienti. Allora, secondo voi, anche venisse ammessa nella Corte Penale Internazionale il reato di ecocidio, gli stati che non la riconoscono invece continuerebbero tranquillamente a inquinare. Stati che non la riconoscono, Stati Uniti, Cina, non due piccoli stati, due superpotenze che inquinano più di ogni altra potenza nel mondo. Non la riconoscono, continuerebbero imperterriti, continuerebbero all'infinito a inquinare. Inquinano gli Stati Uniti, certo, ma l'atmosfera è una sola, non si limita, non ha un confine di Stato. Grazie, preferisco continuare. Non ha un confine di Stato. Quello che fanno gli Stati Uniti, che non riconoscono la Corte Penale Internazionale, le conseguenze le paghiamo tutti e le pagheranno anche i nostri figli. Un'altra cosa che ha detto la seconda speaker è che gli atti non rimarrebbero impuniti in caso venisse approvata questa mozione. Invece sì che rimarrebbero impuniti, perché basterebbe alle singole persone, probabilmente di aziende, capi di Stato, basterebbe rifugiarsi in queste grandi superpotenze che non lo riconoscono la Corte Penale Internazionale. E lì la Corte Penale Internazionale non potrebbe intervenire in nessun modo, non potrebbe arrestarli, facendo in pratica il loro gioco, facendo continuare a fare quello che vogliono, come stanno facendo da ormai decenni. Avete poi fatto leva dicendo che porterà dei risultati. Certo, non dico di no, porterà dei risultati, ma sono risultati troppo piccoli, insignificanti, per poter far parte della Corte Penale Internazionale, che tra l'altro, con la situazione odierna in Ucraina, siamo rendendo conto di quanto sia del tutto inutile. Putin sta ammazzando civili, genocidio, crimini di guerra, eppure non è ancora sulla sua sedia d'oro in Russia, eppure il genocidio c'è nella Corte Penale Internazionale. Cosa sta facendo questo ente per salvaguardare l'Ucraina che sta morendo? Nulla. Può incidere sul futuro del pianeta. Certo, continuiamo a parlare di futuro, ma il problema è oggi. Come possiamo garantire un futuro ai nostri figli se non c'è il presente? Non abbiamo un oggi tra le mani, non possiamo parlare di futuro se non abbiamo niente tra le mani adesso. Point. No, grazie. Per quanto riguarda invece la terza speaker, ha detto una frase che mi ha fatto, scusate ma ridere, sarà quasi sicuramente approvata.
Quindi, agli stati che stanno morendo, noi cosa diciamo? Ah, ma tranquilli che tra forse 7 anni qualcosa faremo. E poi avete detto che non abbiamo proposto nessun'altra alternativa, e siamo limitati a criticare quanto detto da voi. Invece, come accennavo prima nel point che ho fatto la speaker, l'unica soluzione sensata in questo momento è accingere alle fonti rinnovabili che non inquinano e sono, sì, certo, costose, risorse, ma dobbiamo decidere se fare gli interessi dell'ambiente, dei nostri figli e delle generazioni future, o se limitarci al vile denaro. A voi la scelta. Avete ripetuto più volte di aver proposto un piano. Certo, avete proposto un piano lungo, inefficace e irrispettoso di quelle piccole state, isole, senza voce, perché sono piccole, come dicevo prima, la Chivarino, la barriera coralliana del Belize, che stanno morendo oggi. No, grazie, preferisco continuare. Irrispettoso di questi stati, il vostro piano. Per concludere vorrei un attimo fare il punto ricapitolare un attimo quanto detto dai miei due speaker che mi hanno preceduto. Sara si è concentrata sul fatto che, come ho dimostrato anche io in questi esempi, anche venisse, per rendere questa mozione un reato, è un processo troppo lungo per agire. Vi ho fatto due esempi, ma sono pure tanti esempi di realtà che stanno scomparendo. Mentre Matteo si è concentrato sul fatto che, uno, le superpotenze non aderiscono e non riconoscono l'aria, quindi tutti quelli che inquinano negli Stati Uniti possono continuare a farlo per terra senza nessuna conseguenza, tanto a loro cosa cambia. E che le emissioni di CO2 sono il principale elemento che sta distruggendo il pianeta. E ha ragione, non si può in nessun modo fermare, non si può fermare, non puoi dire alla Corte Internazionale di rendere illegali, come diceva lui, le fattorie. Tutti i processi umani in generale coinvolgono la CO2. Bisogna accingere le fonti rinnovabili e non pensare che la CPI, in quanto organo così importante, abbia la bacchetta magica per sistemare una situazione odierna che è veramente, veramente grave. Grazie di avermi ascoltato. Chiudiamo la parte costruttiva di questo debate e ci accingiamo alla fine con i due discorsi di replica. Grazie. Quando... Sì, 3, 2, 1, via. Bene, rieccoci. Diciamo che questo dibattito è stato senza dubbio molto intenso e congratulazioni, abbiamo trovato diversi punti di scontro e quindi eccomi qua, vorrei quindi fare un punto della situazione finale, osservare le cose dall'alto una volta che tutto è stato detto e tutto è stato discusso. Proviamo a mettere a confronto le due realtà che in questa situazione, in questo dibattito, si sono contrapposte una all'altra. Da una parte la realtà sostenuta dalla squadra PRO, dove la Corte Penale Internazionale persegue il reato di ecocidio. Dall'altra, la realtà diametralmente opposta, appunto, della squadra contro, realtà dove questo reato non viene riconosciuto dalla Corte Penale Internazionale. Sapete quali sono le differenze tra queste due realtà? Ebbene, direi che è difficile trovarle, in quanto effettivamente non sono molte, o meglio, non è quasi neanche una. Questo per un semplice motivo, un motivo che noi abbiamo ribadito molto spesso e su cui abbiamo trovato tanto scontro anche con la squadra PRO. Un motivo fondamentale, l'inefficacia. Si è parlato di inefficienza, si è parlato di inefficacia, di infattibilità, si è parlato di spreco di tempo durante il mio intervento e durante i nostri interventi nei confronti della mozione portata dalla squadra PRO. Abbiamo mostrato come questa normativa, questa eventuale mozione, questa eventuale criminalizzazione di questo reato, che già esiste da moltissimo tempo, non sarebbe di fatto portatrice a nessun beneficio, né sul breve né sul lungo periodo. Questo per motivi molto semplici, motivi che noi abbiamo mostrato senza necessariamente andare a prendere lo Statuto di Roma e della Corte Penale Internazionale. Bastano piccoli stralci, bastano esempi, fatti, prove concrete che noi abbiamo portato. Le ha portate Francesco, le ha portate Sara, le ho portate io, le isole che al momento non hanno voce all'interno della Corte Penale Internazionale sono uno di questi. Ebbene, quindi mi domando ora più che mai perché questa mozione dovrebbe venire approvata. Perché dovrebbe venire approvato questo enorme spreco di tempo, questa enorme discussione che alla fine non porterebbe assolutamente a nulla.
Una discussione che porterebbe soltanto a false speranze. Una discussione, punto di scontro fondamentale di questo dibattito, che non porterebbe a nessuna educazione. Non in quanto noi sottovalutiamo il problema, come detto dalla squadra pro, ma in quanto il problema è già discusso e già se ne parla, largamente. Questo è stato un piccolo errore che forse è stato fatto involontariamente dalla squadra pro, che ha leggermente distorto le mie parole. Noi assolutamente riconosciamo la gravità del riscaldamento globale e per questo abbiamo dimostrato i fattori principali scatenanti, che non sono affatto quanto sostenuto dalla squadra pro, ovvero gli ecocidi, ma al contrario, cose più terrene, cose più concrete, non astratte, non concetti alti, per non dire anche vecchi, visto che risale al 1970, come ci ha tenuto a ribadire la mia compagna Sara nel primo intervento. Ebbene, quindi vorrei chiedere per l'ultima volta a cosa serve questa mozione, a cosa serve approvare questa mozione. Ebbene, io sono convinto che serva soltanto a perdere tempo e serva soltanto a illudere le persone che attualmente credono veramente in una rivoluzione che parta dal basso e non da enti internazionali alti, lontani dal popolo e dalla vera realtà. Grazie. 3:41. Intervengo di nuovo nel corso di questo dibattito in ruolo di replicando. Faccio un passo indietro, cerco di osservare quella che è stata la discussione di oggi nel modo più neutrale possibile, cercando di andare a evidenziare quelli che sono stati i punti di scontro delle due squadre. Punti di scontro che però non sono stati ritrovati nella parte iniziale del dibattito, nella parte iniziale in cui sono state riconosciute da entrambe le squadre le numerose criticità mondiali riguardanti l'ambiente che riconoscono lo status quo come uno status critico. Qui però le due squadre si distaccano enormemente, perché dal momento che noi abbiamo riconosciuto lo status quo come critico, abbiamo cercato di dare una risposta e di dare una soluzione a questo problema da noi evidenziato, mentre la squadra contro, nonostante abbia evidenziato numerosi problemi dello status quo, ha deciso comunque di perseguirlo. Ed è per questo che ci troviamo oggi ad aver ascoltato sicuramente una linea che si basa essenzialmente su quella che è la critica alla proposta portata dalla nostra squadra, proposta concreta e ben delineata, portando però in opposizione nulla di nuovo, portando in opposizione nessuna soluzione al problema che in realtà inizialmente era apparentemente condiviso, portando come soluzione il seguire uno status quo che è evidentemente fallimentare, perché altrimenti non staremmo qui oggi a parlare di questo argomento. Dall'altro lato invece troviamo una linea ben sistematica che permetterà di arrivare ad un punto in cui vedremo dei reali cambiamenti negli stati, nelle società e nelle persone. Inoltre, prevedendo la salvaguardia dell'ambiente sia per quelli che ratificano lo Statuto di Roma, sia per quelli che non l'hanno fatto, perché sappiamo che la giurisdizione della Corte Penale Internazionale viene riconosciuta anche dai paesi che non hanno ratificato lo statuto obbligatoriamente. Ed è qui che la squadra avversaria pecca di conoscenza effettiva di quella che è la Corte Penale Internazionale. E quindi criticano aspramente quella che è la riforma che noi proponiamo, dicendo che è un processo troppo lungo, mentre per noi è un processo semplicemente duraturo, che quindi richiede obbligatoriamente del tempo. Dicendo che sia impossibile mettere d'accordo gli stati, ma la nostra squadra afferma che sia necessario farlo, proprio per fare in modo di sopperire a quelle che sono le mancanze dello status quo.
Insomma, dal dibattito in generale è stata evidenziata la poca conoscenza della Corte Penale Internazionale dell'altra squadra, avendo che ha interpretato male la mozione e dandoci delle soluzioni frettolose alla fine dei loro discorsi. E insomma, alla fine di tutto ciò, se è uno spreco di tempo rendere le persone responsabili di atti o decisioni che portano gravi danni ambientali passibili di perseguimento penale, e se è un enorme spreco di tempo stare qui oggi persino a parlare di questo argomento, allora la nostra squadra è più che contenta di sprecare il tempo in questo modo. Grazie per l'attenzione, concludo il mio intervento e invito il giudice a riflettere su quanto detto. 401. Allora, il dibattito è concluso, facciamo i complimenti ad entrambe le squadre.